I soldati di Putin hanno bombardato un altro ospedale colpendo il padiglione della maternità, questa volta nella città di Vilniansk. Un altro bambino è stato ucciso. Il bambino morto aveva solo 2 giorni. Chi dirà alla madre addolorata che è necessario negoziare con gli assassini? Magari le diranno: non preoccuparti, ti assisteranno gli esperti della TV italiana. Putin, dal punto di vista militare tradizionale, è molto più debole di quanto non pensassimo. Questa è una conseguenza. Putin sta mettendo a rischio la libertà dell'Ucraina, ma non la libertà dell'Europa. Perché mentre all'inizio di questa guerra pensavamo che una volta presa l'Ucraina, lui avrebbe potuto la forza di invadere il Baltico, la Moldavia, eccetera, sappiamo che ha una paura fottuta della NATO. I simpatizzanti di Putin stanno piano piano accettando la sua sconfitta. Tutti oramai hanno capito, tuttavia la nuova realtà sono le solite vecchie canzoni. I putinisti ripetono la stessa cosa: devi trattare con un mangiatore di uomini, stringendogli la mano, sorridendo e chiamando partner sotto i missili. È già ovvio che tutti i portavoce dell'informazione di Putin si sono concentrati su una cosa: costringere almeno qualcuno a sedersi con lui al tavolo dei negoziati. È un Putin che potrebbe perdere non il potere, ma la testa. Nonostante queste dichiarazioni, poche persone vogliono sedersi e negoziare con un sanguinario assassino. Sì, Kalinka Malinka, opera Il lago dei cigni, Lev Tolstoi. Balletto russo da dimenticare. La Russia è ora associata a spietati assassini e ladri che compensano i fallimenti sul campo di battaglia con le vittorie sulle donne e i bambini indifesi. Ed anche associata ai ladri maledetti, a quelli che ritirandosi rubano tutto. Dale. Sempre più paesi concordano su ciò che oramai è diventato ovvio, cioè che la Federazione Russa è una specie di ISIS ortodosso, dove la Chiesa santifica tutti i crimini del regime. Non c'è da stupirsi che l'Assemblea parlamentare della NATO abbia già riconosciuto la Russia come uno stato terrorista. Non per caso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come sponsor del terrorismo. Gli ucraini lo sanno da molto tempo. Oltre al fatto che qualsiasi trattativa con i russi è inutile. Vogliono negoziati perché sono deboli. Se si riposeranno, raccoglieranno le forze e ripartiranno di nuovo con i loro carri armati e i loro missili. Ancora una volta ingannerò tutta l'Europa con la loro insolenza e maleducazione. E vogliono davvero tornare, in particolare per i loro yacht e le ville, perché mentre non sono a Forte dei Marmi, le loro case vengono derubate. Che orrore! Ma per tornare devi creare un terreno adatto. Quindi, nonostante i fiumi di sangue versati in Ucraina, nonostante le camere di tortura a Izium e le centinaia di morti a Bucha, i russi cercano di presentarsi tramite le bocche degli utili idioti del Cremlino come se fossero povere vittime. Poverini! Vogliono solo negoziati e pace. Dopo aver ucciso decine di migliaia di persone e distrutto intere città, e dipingono gli ucraini che difendono la loro terra come fossero nazisti e satanisti. Ai russi piace ripetere questa storiella. A proposito, proprio per questo hanno diffuso l'argomento dei missili ucraini caduti sulla Polonia. Anzitutto, perché i razzi volavano lì? Forse perché gli assassini russi hanno sparato contro infrastrutture civili, centrali elettriche, per spegnere le luci negli ospedali e nelle scuole? Ma cosa devo dire?
i sciacalli di Putin non si preoccupano neanche della logica, fanno il loro lavoro, soddisfare il Cremlino. Sempre più necessario che ci si metta a un tavolo per trattare, e ci racconta che non possiamo assolutamente più fidarci del nostro alleato Zelensky. Mentre ipocriti e manipolatori si mettono in mostra in caldi studi televisivi, tutto è così in Ucraina. Questa è la realtà di oggi, bambini senza alberi di Natale e regali. Le loro case sono distrutte dai missili di Putin. Guardate questi volti dei bambini. La Federazione Russa ha rubato la loro infanzia. In Ucraina il volto del mondo russo è così. E non per niente sono le persone più civili ed in vista da tutto il mondo a venire in Ucraina per sostenere il popolo nella lotta, come il famoso street artist Banksy. E del Parlamento europeo i sindaci europei sono pronti a comprare generatori elettrici per Kiev. 10 milioni di ucraini sono oggi senza elettricità, è ora di attivarsi per aiutarli, ha detto Roberta Metsola, la presidente dell'Eurocamera. Un grande aiuto, anche se gli ucraini resistono anche nel buio sottoterra nascondendosi dai missili russi, così come a Zhytomyr. Io posso solo aggiungere che gli ucraini sono pronti a resistere, pronti a vincere, attendendo che si tenga un processo equo, sul quale, nonostante tonnellate di bugie e manipolazioni, la verità sarà ovvia. E su cui saranno puniti gli assassini del Cremlino.